Maria, fratelli e sorelle, buona Pasqua. Gesù, il crocifisso è risorto. Viene in mezzo a coloro che lo piangono rinchiusi in casa, pieni di paura e di angoscia. Viene a loro e dice: pace a voi. Mostra le piaghe nelle mani e nei piedi, la ferita nel costato. Non è un fantasma, è proprio lui, lo stesso Gesù, che è morto sulla croce ed è stato nel sepolcro. Davanti agli sguardi increduli dei discepoli, egli ripete: pace a voi. Anche i nostri sguardi sono increduli in questa Pasqua di guerra. Troppo sangue abbiamo visto, troppa violenza. Anche i nostri cuori si sono riempiti di paura e di angoscia, mentre tanti nostri fratelli e sorelle si sono dovuti chiudere dentro per difendersi dalle bombe. Facciamo fatica a credere che Gesù sia veramente risorto, che abbia veramente vinto la morte, che sia forse un'illusione, un frutto della nostra immaginazione. No, non è un'illusione. Oggi più che mai risuona l'annuncio pasquale, tanto caro all'Oriente cristiano. Cristo è risorto, è veramente risorto. Oggi più che mai abbiamo bisogno di Lui al termine di una Quaresima che sembra non voler finire. Abbiamo alle spalle 2 anni di pandemia che hanno lasciato segni pesanti. Era il momento di uscire insieme dal tunnel, mano nella mano, mettendo insieme le forze e le risorse. Invece stiamo dimostrando che in noi non c'è ancora lo Spirito, che in noi c'è ancora, non c'è ancora lo Spirito di Gesù, c'è ancora lo Spirito di Caino, che guarda Abele non come un fratello, ma come un rivale e pensa a come eliminarlo. Abbiamo bisogno del crocifisso risorto per credere nella vittoria dell'amore, per sperare nella riconciliazione. Oggi, più che mai, abbiamo bisogno di Lui, che venga in mezzo a noi e ci dica ancora pace a voi. Solo Lui può farlo. Solo Lui ha il diritto oggi ad annunciarci la pace. Solo Gesù, perché porta le piaghe, le nostre piaghe. Quelle sue piaghe sono nostre 2 volte. Nostre perché procurate a Lui da noi, dai nostri peccati, dalla nostra durezza di cuore, dall'odio fratricida. E nostre perché Lui le porta per noi, non le ha cancellate dal suo corpo glorioso, ha voluto tenerle in sé per sempre. Sono un sigillo incancellabile del suo amore per noi, un'intercessione perenne perché il Padre Celeste le veda e abbia misericordia di noi e del mondo intero. Le piaghe nel corpo di Gesù risorto sono il segno della lotta che Lui ha combattuto e vinto per noi, con le armi dell'amore, perché noi possiamo avere pace, essere in pace, vivere in pace. Guardando quelle piaghe gloriose, i nostri occhi increduli si aprono, i nostri cuori induriti si schiudono e lasciano entrare l'annuncio pasquale. Pace a voi. Fratelli e sorelle, lasciamo entrare la pace di Cristo nelle nostre vite, nelle nostre case, nei nostri paesi. Sia pace per la martoriata Ucraina, così duramente provata
dalla violenza e dalla distruzione della guerra crudele e insensata in cui è stata trascinata. Su questa terribile notte di sofferenza e di morte sorga presto una nuova alba di speranza. Si scelga la pace, si smetta di mostrare i muscoli mentre la gente soffre. Per favore, non abituiamoci alla guerra. Impegniamoci tutti a chiedere a gran voce la pace. Dai balconi e per le strade, pace. Chi ha la responsabilità delle nazioni, ascolti il grido di pace della gente, ascolti quella inquietante domanda posta dagli scienziati quasi 70 anni fa. Metteremo fine al genere umano o l'umanità saprà rinunciare alla guerra? Metteremo fine al genere umano o l'umanità saprà rinunciare alla guerra? Porto nel cuore tutte le numerose vittime ucraine, i milioni di rifugiati e sfollati interni, le famiglie divise, gli anziani rimasti soli, le vite spezzate e le città rase al suolo. Ho negli occhi lo sguardo dei bambini rimasti orfani e che fuggono dalla guerra. Guardandoli non possiamo non aver dire il loro grido di dolore insieme a quello dei tanti altri bambini che soffrono in tutto il mondo, quelli che muoiono di fame o per assenza di cure, quelle che sono vittime di abusi e violenze e quelli a cui è stato negato il diritto di nascere. Nel dolore della guerra non mancano anche segni incoraggianti come le porte aperte di tante famiglie e comunità che in tutta Europa accolgono migranti e rifugiati. Questi numerosi atti di carità diventino una benedizione per le nostre società, talvolta degradate da tanto egoismo e individualismo, e contribuiscano a renderle accoglienti per tutti. Il conflitto in Europa ci rende più solleciti anche davanti a altre situazioni di tensione, sofferenza e dolore che interessano troppe regioni del mondo e che non possiamo né vogliamo dimenticare. Sia pace per il Medio Oriente, lacerato da anni di divisioni e conflitti. In questo giorno glorioso domandiamo pace per Gerusalemme e pace per coloro che la amano, cristiani, ebrei, musulmani. Possono israeliani, palestinesi e tutti gli abitanti della Città Santa, insieme con i pellegrini, sperimentare la bellezza della pace, vivere in fraternità e accedere con libertà ai luoghi santi nel rispetto reciproco dei diritti di ciascuno. Sia pace e riconciliazione per i popoli del Libano, della Siria, dell'Iraq, in particolare per tutte le comunità cristiane che vivono in Medio Oriente. Sia pace anche per la Libia, perché trovi stabilità dopo anni di tensioni, e per lo Yemen, che soffre per un conflitto da tutti dimenticato con continue vittime. La tregua sigillata nei giorni scorsi possa restituire speranza alla popolazione. Al Signore risorto chiediamo il dono della riconciliazione per il Myanmar, dove perdura un drammatico scenario di odio e di violenza, e per l'Afghanistan, dove non si allentano le pericolose tensioni sociali e dove una drammatica crisi umanitaria sta martoriando la popolazione. Sia pace per tutto il continente africano,
affinché cessino lo sfruttamento di cui è vittima e l'emorragia portata dagli attacchi terroristici, in particolare nella zona del Sahel, e incontri sostegno concreto nella fraternità dei popoli. Ritrovi l'Etiopia afflitta da una grave crisi umanitaria la vita del dialogo, la via del dialogo e della riconciliazione, e cessino le violenze nella Repubblica Democratica del Congo. Non manchi la preghiera e la solidarietà per le popolazioni del Sudafrica orientale colpite da devastanti alluvioni. Cristo risorto accompagni e assista le popolazioni dell'America Latina, che in alcuni casi hanno visto peggiorare in questi tempi difficili di pandemia le loro condizioni sociali, esacerbate anche da casi di criminalità, violenza, corruzione e narcotraffico. Al Signore risorto domandiamo di accompagnare il cammino di riconciliazione che la Chiesa Cattolica Canadese sta percorrendo con i popoli autoctoni. Lo Spirito di Cristo risorto sani le ferite del passato e disponga i cuori alla ricerca della verità e della fraternità. Cari fratelli e sorelle, ogni guerra porta con sé strascichi che coinvolgono tutta l'umanità, dai lutti al dramma dei profughi, alla crisi economica e alimentare di cui si vedono già le avvisaglie. Davanti ai segni perduranti della guerra, come alle tante e dolorose sconfitte della vita, Cristo vincitore del peccato, della paura e della morte, esorta a non arrendersi al male e alla violenza. Fratelli e sorelle, lasciamoci vincere dalla pace di Cristo. La pace è possibile, la pace è doverosa, la pace è primaria responsabilità di tutti. Il giorno nell'ottava di Pasqua sono come un unico giorno in cui si prolunga la gioia della resurrezione. Così il Vangelo della liturgia odierna continua a raccontarci del risorto, della sua apparizione alle donne che si erano recate al sepolcro. Gesù va al loro incontro, le saluta. Poi dice loro due cose, che farà bene anche a noi accogliere come dono pasquale, due consigli del Signore e un dono pasquale. Per prima cosa li rassicura con due semplici parole, non temete, non avere paura. Il Signore sa che i timori sono i nostri nemici quotidiani. Sa pure che le nostre paure nascono dalla grande paura, la paura della morte, paura di svanire, di perdere le persone care, di star male e non farcela più. Ma a Pasqua Gesù ha vinto la morte. Nessun altro dunque può dirci in modo più convincente non temere, non avere paura. Il Signore lo dice proprio lì, accanto al sepolcro di cui era uscito vittorioso. Ci invita così a uscire dalle tombe delle nostre paure. Ascoltiamo bene, uscire dalle tombe delle nostre paure, perché le nostre paure sono come una tomba, ci seppelliscono dentro. Egli sa che il timore sta sempre accovacciato alla porta del nostro cuore e che abbiamo bisogno di sentirsi ripetere non temere, non avere paura, non temere. Al mattino di Pasqua, come al mattino di ogni giorno, sentire non temere, abbi coraggio. Fratello, sorella che crede in Cristo, non temere,
Io, ti dice Gesù, ho provato per te la morte, ho preso su di me il tuo male. Ora sono risorto per dirti, sono qui con te per sempre. Non temere, non abbiate paura. Ma come fare, possiamo dire, a combattere la paura? Ci aiuta la seconda cosa che Gesù dice alle donne. Andate a annunciare ai miei fratelli che vadano a Galilea, là ci vedremo. Andate ad annunciare. La paura si chiude sempre in noi stessi. Ci chiude in noi stessi. Gesù invece ci fa uscire e ci manda agli altri. Ecco il rimedio. Ma io, possiamo dire, non sono capace. Ma pensate, quelle donne non erano certo le più adatte e preparate a preannunciare il risorto. Ma al Signore non importa. A Lui importa che si esca e si annunci. Uscire e annunciare. Uscire e annunciare. Perché la gioia pasquale non è da tenere per sé. La gioia di Cristo si rafforza donandola. Si moltiplica condividendola. Se ci apriamo e portiamo il Vangelo, il nostro cuore si dilata e supera la paura. Questo è il segreto, annunciare per vincere la paura. Il testo di oggi racconta che l'annuncio può incontrare un ostacolo, la falsità. Il Vangelo narra infatti, cito, un controannuncio. E qual è? Quello dei soldati che avevano fatto la guardia al sepolcro di Gesù. Essi vengono pagati, dice il Vangelo, con una buona somma di dinero, una bella mancia. E ricevono queste istruzioni. Dite così, i suoi discepoli sono venuti di notte e lo hanno rubato mentre noi dormivamo. Voi dormivate? Avete visto nel sonno come rubavano il corpo? C'è una contraddizione lì, ma una contraddizione che tutti credono perché sono dei soldi per mezzo. E il potere del denaro, quell'altro signore che Gesù dice di non servire mai. Sono due signori, Dio e il denaro. Non servire mai. Ecco la falsità, ecco la logica dell'occultamento che si oppone all'annuncio della verità. È un richiamo anche per noi, le falsità nelle parole, nella vita, inquinano l'annuncio, corrompono dentro, riportano al sepolcro. Le falsità ci portano indietro, ci portano proprio alla morte, al sepolcro. Il risorto invece ci vuole far uscire dal sepolcro della falsità e delle dipendenze. Davanti al Signore risorto c'è quest'altro Deo, fra virgolette, il Deo denaro, che sporca tutto, rovina tutto, chiude le porte alla salvezza. E questo è dappertutto. Nella vita quotidiana la tentazione di adorare questo Deo denaro. Cari fratelli e sorelle, giustamente noi ci scandalizziamo quando attraverso l'informazione scopriamo menzogne e bugie nella vita delle persone e nella società. Ma diamo un nome anche alla falsità che abbiamo dentro. E mettiamo queste nostre opacità, le nostre falsità davanti alla luce di Gesù risorto. Egli vuole portare alla luce le cose nascoste per farci testimoni trasparenti e luminosi della gioia del Vangelo, della verità che ci fa liberi. Maria, la Madre del Risorto, ci aiuti a vincere le nostre paure e ci doni la passione per la verità. Carissimi ragazzi e ragazze, benvenuti.
Grazie di essere qui. Questa piazza attendeva da tempo di riempirsi della vostra presenza, dei vostri volti, del vostro entusiasmo. 2 anni fa, il 27 marzo, venni qui da solo per presentare al Signore la supplica del mondo colpito dalla pandemia. Forse quella sera eravate voi nelle vostre case davanti al televisore a pregare insieme alle vostre famiglie. Sono passati 2 anni con la piazza vuota. E alla piazza le è successo come a noi quando facciamo digiuno. E abbiamo voglia di mangiare e quando andiamo a mangiare dopo il digiuno mangiamo di più. E per questo si è riempita di più, come mai? La piazza anche ha sofferto il digiuno e adesso è piena di voi. Oggi tutti voi insieme venuti dall'Italia nell'abbraccio di questa piazza e la gioia della Pasqua che abbiamo appena celebrato. Gesù ha vinto le tenebre della morte. Purtroppo sono ancora dense le nubi che oscurano il nostro tempo. Oltre alla pandemia, l'Europa sta vivendo una guerra tremenda. Mentre continuano in tante regioni della terra ingiustizie e violenze che distruggono l'uomo e il pianeta. Spesso sono proprio i vostri coetanei a pagare il prezzo più alto. Non solo la loro esistenza è compromessa e resa insicura, ma i loro sogni per il futuro sono calpestati. Tanti fratelli e sorelle attendono ancora la luce della Pasqua. Il racconto del Vangelo che abbiamo ascoltato inizia proprio nel buio della notte. Pietro e gli altri prendono le barche e vanno a pescare e non pescano nulla, che delusione. Quando mettiamo tanta energia per realizzare i nostri segni, quando investiamo tante cose come gli apostoli e non risulta nulla. Ma succede qualcosa di sorprendente. Allo spuntare del giorno appare sulla riva un uomo che era Gesù, li stava aspettando e Gesù gli dice: lì alla destra ce ne sono. E viene il miracolo di quei tanti pesci, e le reti si riempiono di pesci, al punto che non riescono nemmeno a tirarle su. Questo può aiutarci per pensare alcuni momenti della nostra vita. La vita dalle volte ci mette dura prova, ci fa toccare con mano le nostre fragilità, ci fa sentire nudi, inermi, soli. Quante volte in questo periodo vi siete sentite soli, lontani da vostri amici? Quante volte avete avuto paura? Non bisogna vergognarsi di dire ho paura del buio, ma tutti noi abbiamo paura del buio. Le paure vanno dette, le paure si devono esprimere per così poter cacciarle via. Ricordate questo, le paure vanno dette a chi? A papà, alla mamma, all'amico, all'amica, alla persona che può aiutare. Vanno messe alla luce e quando le paure che sono nelle tenebre vanno alla luce scoppia la verità. Non avete, non scoraggiatevi, se avete paura mettela alla luce e ti farà bene. Il buio ci mette in crisi, davvero, ma il problema è come io gestisco questa crisi. Se la ritengo per me solo, per il mio cuore, e non la parlo con nessuno. No, le crisi si devono parlare con l'amico che mi può aiutare, con papà, mamma, nonno, nonna, e la persona che può aiutarmi. Non so,
ma le crisi vanno illuminate per così vincere. Cari ragazzi e ragazze, voi non avete l'esperienza dei grandi, ma voi avete una cosa che i grandi dalle volte abbiamo perduto. Per esempio, con gli anni, i grandi abbiamo bisogno degli occhiali perché abbiamo perduto la vista, o dalle volte diventiamo un po' sordi, abbiamo perduto l'udito, o tante volte l'abitudine della vita ci fa perdere il fiuto. E voi avete il fiuto, e questo non perderlo, per favore, voi avete il fiuto della realtà. Questa è una cosa grande, il fiuto che aveva Giovanni, appena visto lì quel signore, quel tizio che diceva voi votate a destra, il fiuto che le ha detto è il Signore, era il più giovane degli apostoli. Voi avete il fiuto, non perderlo, il fiuto di dire questo è vero, questo non è vero, questo non va bene, il fiuto di trovare il Signore, il fiuto della verità. Vi auguro di avere il fiuto di Giovanni, ma anche il coraggio di Pietro, che Pietro era un po' speciale, ha rinnegato 3 volte a Gesù, era un po' speciale, ma appena l'altro, il più giovane, disse al Signore, si è buttato in acqua per trovare il Signore. Non vergognatevi dei vostri slanci di generosità. Il fiuto vi porti alla generosità. Buttate nella vita. Padre, ma io non so nuotare. Ho paura alla vita. Avete chi ti accompagni. Cercate qualcuno che ti accompagni. Ma non avere paura alla vita, per favore. Avete paura alla morte. Alla morte dell'anima. Alla morte del futuro. Alla chiusura del cuore, questo avete paura, ma la vita no, la vita è bella, la vita è per viverla e per darla agli altri, la vita è per condividerla con gli altri, non per metterla in chiusura, chiusa in se stessa. E io non vorrei allungarmi tanto perché questo è un po' lungo, ma soltanto vorrei dire che è importante che voi andiate avanti. Le paure, illuminarli, dirli. Lo scoraggio, vincerlo col coraggio, con qualcuno che mi dia la mano, qualcuno che vada avanti. E il fiuto della vita, non perderlo. Questa è una cosa bella. E nei momenti di difficoltà i bambini chiamano la mamma, anche noi. Chiamiamo la nostra mamma, Maria. Lei, state attenti, lei aveva quasi la vostra età quando accolse la sua vocazione straordinaria di essere mamma di Gesù. Bello. Alla vostra età, più o meno, vi aiuti lei a rispondere con fiducia il proprio eccomi al Signore. Sono qui, Signore, cosa devo fare? Sono qui per fare del bene, per crescere bene, per aiutare col mio fiuto agli altri. Che la Madonna, la mamma che aveva quasi la vostra età quando ha ricevuto l'annuncio dell'angelo e è rimasta incinta, che lei vi insegni a dire eccomi e non avere paura. Coraggio e avanti. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi, con l'aiuto della parola di Dio che abbiamo ascoltato, apriamo un passaggio attraverso la fragilità dell'età anziana, segnata in modo speciale dalle esperienze dello smarrimento e dell'avvilimento, della perdita e dell'abbandono, della disillusione e del dubbio.
Naturalmente, le esperienze della nostra fragilità di fronte alle situazioni drammatiche, talora tragiche, della vita possono accadere in ogni tempo dell'esistenza. Tuttavia, nell'età anziana, esse possono suscitare meno impressione e indurre negli altri una sorta di assuefazione, persino di fastidio. Quante volte abbiamo sentito o abbiamo pensato i vecchi danno fastidio, ma questi vecchi sempre danno fastidio. Non dite di no, lo abbiamo detto, l'abbiamo pensato, Le ferite più gravi dell'infanzia e della giovinezza provocano giustamente un senso di ingiustizia e di ribellione, una forza di reazione e di lotta. Invece, le ferite anche gravi dell'età anziana sono accompagnate inevitabilmente dalla sensazione che comunque la vita non contraddice se stessa perché è già stata vissuta. E così i vecchi sono un po' allontanati anche della nostra esperienza, vogliamo allontanarli. Nella comune esperienza umana l'amore, come si dice, è discendente. Non ritorna sulla vita che sta dietro le spalle con la stessa forza con la quale si riversa sulla vita che ci sta ancora davanti. La gratuità dell'amore appare anche in questo. I genitori lo sanno da sempre, i vecchi lo imparano presto. Nonostante ciò, la rivelazione apre una strada per una diversa restituzione dell'amore. È la via dell'onorare chi ci ha preceduto. La via dell'onorare è la persona che ci hanno preceduto, e da qui onorare gli anziani. Questo amore speciale che si apre la strada nella forma dell'onore, cioè tenerezza e rispetto allo stesso tempo destinato all'età anziana, è sigillato dal comandamento di Dio: onora il padre e la madre. È un impegno solenne, il primo della seconda tavola dei 10 comandamenti. Non si tratta soltanto del proprio padre e della propria madre, si tratta della generazione e delle generazioni che precedono, il cui congedo può anche essere lento e prolungato, creando un tempo e uno spazio di convivenza di lunga durata con le altre età della vita. In altre parole, si tratta della vecchiaia della vita. La vecchiaia. L'onore è una buona parola per inquadrare questo ambito di restituzione dell'amore che riguarda l'età anziana. Cioè, noi abbiamo ricevuto l'amore dei genitori, dei nonni, e adesso noi restituiamo questo amore a loro, agli anziani, ai nonni. Noi oggi abbiamo riscoperto il termine dignità, per indicare il valore e il rispetto della cura dell'età di chiunque. Dignità equivale sostanzialmente all'onore. Onorare padre e madre, onorare gli anziani e riconoscere la dignità che hanno. Pensiamo bene a questa declinazione dell'amore che è l'onore. La cura stessa del malato, il sostegno di chi non è autosufficiente, la garanzia del sostentamento, possono mancare di onore. L'onore viene a mancare quando l'eccesso di confidenza, invece di declinarsi come delicatezza e affetto, tenerezza e rispetto, si trasforma in ruvidezza e prevaricazione. Quando la debolezza è rimproverata e addirittura punita come fosse una colpa, quando lo smarrimento e la confusione diventano un varco per l'irrisione e l'aggressività. Può cadere persino fra le pareti domestiche, nelle case di cura, come anche negli uffici e negli spazi aperti della città.
incoraggiare nei giovani, anche indirettamente, un atteggiamento di sufficienza e persino di disprezzo nei confronti dell'età anziana, delle sue debolezze e della sua precarietà, produce cose orribili. Apre la strada a eccessi inimmaginabili. I ragazzi che danno fuoco alla coperta di un barbone, lo abbiamo visto, perché lo vedono come uno scarto umano. E tante volte pensiamo che i vecchi sono lo scarto, o le mettiamo noi allo scarto. Questi ragazzi che hanno dato fuoco alla coperta di un barbone sono la punta di un iceberg, cioè del disprezzo per una vita che, lontana dalle attrazioni e dalle pulsioni della giovinezza, appare già come una vita di scarto. Scarto è la parola qui, Disprezzare i vecchi e scartarli dalla vita, mettere da parte, buttarli giù. Questo disprezzo che disonora l'anziano, in realtà disonora tutti noi. Se io disonoro l'anziano, disonoro me stesso. Il brano del libro del Siracide ascoltato all'inizio è giustamente duro nei confronti di questo disonore, che grida vendetta al cospetto di Dio. Esiste un passo nella storia di Noè molto espressivo a questo riguardo, non so se voi lo avete in mente. Il vecchio Noè, eroe del diluvio, è ancora gran lavoratore. Già si è scomposto dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo. È anziano già, ma è bevuto di troppo. I figli, per non farlo svegliare nell'imbarazzo, lo coprono delicatamente con lo sguardo abbassato con grande rispetto. Questo testo è molto bello e dice tutto dell'onore dovuto all'anziano. Coprire le debolezze dell'anziano per non farle fare vergogna. Un testo che ci aiuta tanto. Nonostante tutte le provvidenze materiali che la società più ricche e organizzate mettono a disposizione della vecchiaia, delle quali possiamo certamente essere orgogliosi, la lotta per la restituzione di quella speciale forma dell'amore che è l'onore mi pare ancora fragile e acerba. Dobbiamo fare di tutto, sostenerla e incoraggiarla, offrendo migliore sostegno sociale e culturale a coloro che sono sensibili a questa decisiva forma di civiltà dell'amore. E su questo io mi permetto di consigliare ai genitori, per favore, avvicinare i figli, i bambini, i figli giovani agli anziani, avvicinarli sempre. E quando l'anziano è ammalato, è un po' fuori testa, avvicinarli sempre. Che sappiano che questo è la nostra carne, che questo è quello che ha possibilitato che noi stessimo adesso qui. Per favore, non allontanare gli anziani. E se non c'è un'altra possibilità che inviarli una casa del riposo, per favore andarli a trovare e portare i bambini a trovarli. Sono l'onore della nostra civiltà, i vecchi che hanno aperto le porte. E tante volte i figli si dimenticano di questo. Vi dico una cosa personale. A me piaceva a Buenos Aires visitare le case del riposo. Andavo spesso, visitavo ognuno. E ricordo una volta che domandai a una signora: e quanti figli ha lei? Ne ho 4, tutti sposati, con nipotini. E incominciò a parlarmi della famiglia. Loro vengono? Sì, vengono sempre. Quando sono uscito dalla camera, la infermiera che aveva sentito mi disse: padre, ha fatto una bugia per coprire i figli. Da 6 mesi che non viene nessuno. Questo è scartare i vecchi. E pensare che i vecchi sono materiale di scarto.
per favore, è un peccato grave. Questo è il primo grande comandamento, è l'unico che dice il premio: onora padre e madre e avrai vita lunga sulla terra. Questo comandamento di onorare i vecchi ci dà una benedizione che si espressa in questo modo: avrai lunga vita. Per favore, custodire i vecchi, e si perdono la testa, custodire i vecchi, perché sono la presenza della storia, la presenza della mia famiglia, e grazie a loro io sono qui, possiamo dire tutti noi. Grazie a te, nonno e nonna, io sono vivo. Per favore, non lasciarli da solo. E questo di custodire i vecchi non è una questione di cosmetici e di chirurgia plastica, no. Piuttosto è una questione di onore che deve trasformare l'educazione dei giovani riguardo alla vita e alle sue fasi. L'amore per l'umano che ci è comune, inclusivo dell'onore per la vita vissuta, non è una faccenda per vecchi. Piuttosto è un'ambizione che renderà splendente la giovinezza che ne eredita le qualità maggiori. La sapienza dello Spirito di Dio ci conceda di aprire l'orizzonte di questa vera e propria rivoluzione culturale con la energia necessaria. Grazie.